Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'ora della mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità, a volte scomode, ma sempre reali. Ciao ragazze, prima di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio. Finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni. Quindi, se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast, il mio lavoro su Instagram e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera, cliccate al link nella descrizione, finirete sul sito Ko-fi. E lì potrete offrirmi un caffè, appunto, o perché no, un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea, perché è partito tutto da voi. Ciao ragazze, oggi con me ho Olga Pasin, psicologa prenatale e consulente del sonno. Se ascoltate il mio podcast da qualche mese o qualche anno, Olga la conoscete già perché abbiamo già fatto qualche podcast insieme, soprattutto quello sui papà, la nanna coi papà, non so se ve lo ricordate perché vi era piaciuto tantissimo. Con Olga ci conosciamo ormai da un po' di anni, abbiamo anche creato un corso sul sonno dei bambini, che in realtà più che un corso è una guida completa sul sonno dei bambini e vi dico sinceramente che questo nome, questo titolo me l'avete suggerito voi, perché io continuavo a chiamarlo corso sul sonno dei bambini, invece le mamme che l'avevano fatto, le clienti insomma, numerosissime centinaia di persone, ha iniziato a darmi dei feedback e dirmi: Natalia, corso però non è il nome, è il titolo giusto, chiamalo piuttosto una guida completa perché veramente ha tutte le informazioni sul sonno dei bambini per iniziare, per una neomamma ma anche per una mamma o anzi per i genitori dei bambini più grandicelli. Comunque, dormi tu che dormo io, che è una guida completa sul sonno dei bambini, la trovate sul mio sito, vi lascio anche il link nella descrizione. E invece con Olga oggi parliamo dei pisolini, che so che è un argomento che interessa a tanti, giusto Olga? Ciao! Ciao, ciao Natalia, ben ritrovata! Sì, interessa molto perché spesso le mamme che io incontro in consulenza, uno dei grandi problemi che hanno è quello di... sono molto preoccupate perché mi dicono che i loro bambini fanno fatica a dormire durante il giorno. E quindi sì, è un problema molto sentito tra le mamme, quello dei pisolini. Oltre ovviamente anche al sonno notturno, ma quello dei pisolini è sicuro. E tra l'altro io ripensavo ieri, mentre preparavo le domande, ai pisolini del primo anno di mia figlia. Mia figlia tra poche settimane fa 5 anni, quindi parliamo di un po' di tempo fa, ecco. Almeno io lo sento così, lo sento molto lontano quel periodo. Sono stati anni intensi, ecco, diciamo. Esatto. Mi è venuto in mente delle mie amiche che mi dicevano che i loro bambini non dormono mai. Ma mio figlio non dorme mai, non fa i pisolini. Ecco, chiariamo questa cosa. Tutti i bambini dormono, cioè tutti i bambini fanno i pisolini o veramente c'è chi non dorme di giorno? Parliamo di bambini piccoli, chiaramente. Sì, sì, certo. Sì, sotto i 4-5 anni, perché poi a quell'età lì tendenzialmente non lo fa più il pisolino, dai 3 in poi possono combattere proprio il pisolino in generale, però quelli più piccoli io non ho mai incontrato nessuno che non facesse proprio nessun pisolino. Forse i pisolini sono brevi, allora le mamme sono stanche e ti dicono addio, no, non dorme mai, ma intendono non dorme a lungo, perché non dormire diventa proprio complicato, anche un po' impossibile. Cioè, i bambini hanno assolutamente bisogno di dormire di giorno, no? Poi più sono piccoli più hanno bisogno di dormire, man mano che crescono durante il giorno vedi che fanno sempre meno pisolini e via dicendo, però che non dormano proprio non ne ho mai incontrata nessuna. Che dormissero poco poco, tante invece, perché è una cosa normale dormire. I pisolini si consolidano intorno ai 5-6 mesi di vita, cominciano a diventare un po' più regolari. All'inizio invece sono molto brevi, possono essere molto brevi, no? Quindi un neonato che dorme, può dormire un neonato tipo da 0 a 3 mesi, può dormire da, non so, da 20 minuti a un'ora e mezza,
Ma 30 minuti, 40, 45 sono assolutamente normali. Certo che per la mamma magari sembrano pochi quei minuti lì, allora ti dice: ah, non dorme, ma no, dorme poco, che è diverso, ecco. Però poi con il tempo, man mano che cambia la struttura del cervello, i bambini crescono, allora anche i bisognini si allungano. Detto ciò, sono veramente sono complicati. Ti devo dire che in generale a qualsiasi età sono complicati perché durante il giorno non c'è la melatonina, cioè il cervello produce la melatonina tipo dalle 6, 6 e mezza di sera fino a mezzanotte, la produce proprio in maniera elevata. Al mattino, di giorno invece, c'è solo il cortisolo, non c'è la melatonina, quindi l'ormone del sonno che aiuta i bambini a cadere addormentati, a rimanere addormentati a lungo, non è presente. Poi c'è la luce, il ritmo circadiano dai 3 mesi in poi, che no, programma i bambini per essere svegli e non tanto per dormire, rendono tutto molto complicato, ecco, quindi ecco perché i bisogni sono difficili ed ecco perché bisogna fare determinate attenzioni per aiutarli a dormire il più possibile, perché poi ti devo dire che io di solito quando lavoro con i genitori mi concentro inizialmente in consulenza sul sonno notturno, perché è molto più semplice far dormire i bambini durante tutta la notte, no? Quindi prima ci portiamo a casa il risultato sulla notte, tipo 11 o 12 ore di sonno consecutivo. Una volta che i bambini dormono tutte queste ore di notte, allora ci concentriamo sui pisolini diurni, perché appunto di pisolini poi parliamo del sonno diurno. A volte i genitori mi dicono: ah, perché fai i pisolini di notte? No, di notte si dorme, di giorno si fanno i pisolini, che è diverso, no? Perché poi non capisco più niente, dico: ma allora di cosa stiamo parlando? Comunque, e poi quindi durante il giorno allora ci si concentra. Quello che tu puoi fare durante il giorno perché il tuo bambino dorma il meglio possibile è metterlo nelle condizioni per dormire il meglio possibile. Dopodiché è lui che prende, come si dice, è lui che decide quanto dormire, non puoi farlo dormire tu, ok? Detto ciò, è vero che sono complicati i pisolini. È Certo. normale che vorrei che le mamme non si sentissero sbagliate perché il loro bambino non dorme tanto di giorno come vorrebbero loro, o per periodi un po' più lunghi, e neanche il bambino ha qualcosa che non vada, no, è tutto normale. Dobbiamo capire che cosa possiamo fare per rendergli questi pisolini più semplici possibili, ecco, però poi migliorano col tempo, ecco. Esatto, sì. Io mi sono ricordata anch'io ho passato un periodo nel primo anno di mia figlia in cui dicevo no, non fai pisolini, ma non era esattamente vero. Il problema è che lei stava attaccata al seno per ore, con Certo. anche un problema di riflusso, di Sì. allergie, eccetera, sempre attaccata, ma proprio Una sempre, cioè cosa io ero sola. inchiudata al divano e lei era attaccata esatto, al seno, cioè Ancora proprio lì? eravamo tutt'uno, mio marito entrava, diceva quando possiamo uscire? Io dico poi quando finisco di Ah. allattare, lui mi guarda e mi fa 20 minuti, 15 minuti, e faccio non lo so, un'ora, 2 ore, non lo so, I don't know, Aspettiamo e vediamo come capito? funziona. Esatto. Esatto. E no, il problema è che si appisolava anche sul seno e quello conta come Certo. sonno, no? Quindi io magari non lo Ah, contavo certo. perché di fatto non la mettevo via o Non la magari non mettevo era, via, non la cioè non era, impacchettavo. Sì, ho capito. no, non nella Sì. culla perché nella culla non dormiva proprio, ma non Sì. so, era proprio attaccata a me sul seno, quindi non lo contavo neanche come pisolino perché mi sembrava una continuazione di quello che aveva fatto prima, non so se capisci quello che intendo, quindi... Sì, ma i neonati fanno così. Cioè, quello però per loro è un pisolino, quello è sonno, ok? Noi lo identifichiamo con il bambino nella culla, il bambino nel lettino, allora è io che esco e lui dorme, quello è Esatto, pisolino. esatto. Sì, da una certa età in poi cioè, si può lavorare su quell'aspetto lì assolutamente, anche perché è veramente importante per lui dormire sempre più o meno nello stesso posto. Poi, se vuoi, ne parliamo dopo, però quando sono neonati. E no, dormono addosso, dormono durante l'allattamento, si svegliano un pochino, poi si riaddormentano in braccio. Quindi nei primi mesi è assolutamente normale questo, ok? Quindi non. Però quello è dormire, non è non fare il pisolino, è dormire. Hanno bisogno di dormire così, hanno bisogno di dormire in braccio, hanno bisogno di dormire ad alto contatto. Invece man mano che crescono, diciamo dai 4 mesi in poi, allora puoi lavorare sul metterli, no? Detto ciò, ti devo dire che, insomma, dopo il primo mese, intorno al secondo mese, tu puoi comunque provare 1 o 2 volte al giorno senza stress, senza angosce, senza chissà quali aspettative, a metterlo giù da sdraiato, no? Metterlo giù quando è ora di fare la nanna,
nella culla, no? Il bambino. E se riesce ad addormentarsi così, ok, ottimo, dorme mezz'ora e poi ha bisogno, si sveglia perché è breve il suo sonno e via dicendo, allora tu lo puoi prendere di nuovo in braccio e riaddormentarlo, aiutarlo a dormire ancora un po', almeno fino alla fine del ciclo del sonno, in braccio, cullato, come preferisci, nel letto vicino a te, ad alto contatto. Però una volta o due al giorno, perché non provare a metterlo giù? Impara poco alla volta, con tutta la gradualità di questo mondo, ad addormentarsi magari da sdraiato e non sempre in braccio, no? Queste sono un po', come dire, le basi, i semini dell'addormentamento autonomo, ok? Ma senza che questo non si addormenta o si metta a piangere, ok, non importa, lo riprendo su, lo dondolo, lo culo, lo tengo vicino a me. Se si addormenta in braccio, ok, a sto giro è andata così, domani riprovo, e domani riprovo, e domani riprovo, prima o poi impareranno, però glielo propongo sempre. Di solito si propone nel primo pisolino della giornata, che è il più semplice. Quando poi riesce a farlo nel primo pisolino della giornata, lo proponi al secondo e avanti così, no? È un percorso, non è un treno, è un Sì, percorso. tra l'altro se non sbaglio c'è anche un momento, nel senso non puoi farlo subito, non puoi farlo dopo 1 o 2 minuti che si è addormentato, che lo vedi addormentato, ma devi aspettare un Allora, po', se è giusto? neonato, sì, perché cioè, stiamo parlando di bambini sotto i 3 mesi, tendenzialmente loro addormentandosi in sonno REM, in fase REM, scusa, che è il sonno leggero, si addormentano in braccio, appena tu li metti giù, tra il movimento, il riflesso di Moro, la temperatura diversa tra il tuo corpo e il lettino, mediamente si svegliano, perché hanno un sonno molto leggero. Quindi sarebbe meglio sempre provare a metterlo giù quando non è ancora piombato, cioè quando ha ancora un pochino gli occhi aperti, lo metti giù, no? Tieni le mani lì, lo coccoli, lo tranquillizzi, via dicendo, e poi lasci che lui o lei, insomma, chiudano gli occhi mentre sono già sdraiati. Così è più semplice. Fanno quel passaggio e tutta quella fase di addormentamento la fanno nel lettino, con te ad alto contatto, come vuoi. Non sto dicendo che te ne devi andare poi, però provare a fare questo passaggio. Detto ciò, a volte ci riescono e dormono, altri dormono mezz'oretta, poi si svegliano. Ok, lo riprendo, riprovo, insomma, è proprio un allenamento senza stress però, perché poi quando tu cerchi di farlo perché hai urgenza, che impari, perché hai bisogno, sei arrivata alla frutta e via dicendo, non funziona quasi mai questa cosa, perché entrano in gioco mille altri aspetti che sono anche semplicemente le tue emozioni, la tua ansia, la tua tensione, quindi il bambino fa più fatica poi ad addormentarsi. Quindi perché no? Una volta o due al giorno provi a metterlo giù, se funziona, da sveglio, semisveglio e via, Sì, insomma. quindi dici creare queste abitudini o provare quando si sta bene, cioè Sì. non bisogna per forza aspettare che ci sia una crisi di. No, è sempre meglio farle quando le cose funzionano, perché quando c'è la crisi, quando c'è l'estrema stanchezza, quando ci sono grandi aspettative, di solito è più complicato, no? Quindi bisogna poi anche in quel caso lì, perché io comunque quando lavoro sempre in emergenza con le persone, allora bisogna rendersi conto che ci vuole un tempo per il cambiamento e entrare un po' in quell'ottica. Allora poi le cose succedono lo stesso, però. Parlando di pisolini, perché no, il primo pisolino del giorno provo, se funziona bene, se no riprendo il pupo in braccio, la pupa in braccio e li addormento, perché poi alla fine è importante che loro di giorno dormano, no? Il sonno è importante perché durante i pisolini loro consolidano la memoria e imparano, elaborano anche le emozioni, quindi è veramente importante farli dormire. In più si riposano, perché sennò poi quando ora di andare a fare la nanna alla sera sono stravolti. E tu non e fai molta fatica a metterli giù se hanno tanto cortisolo, se sono molto tesi, i tempi di addormentamento si allungano, non vengono rispettate le finestre di veglia. E poi i bambini, se dormono poco durante il giorno, tendono a svegliarsi o all'alba, quindi ci sono quei famosi svegli anticipati delle 5 del mattino, oppure si svegliano un sacco di volte per notte. Quindi è importante farli dormire. In modo tale che poi riescano ad andare a dormire più facilmente e dormano meglio la notte. All'inizio li fai dormire come riesci, poi quando la notte funziona puoi cominciare a lavorare sui pisolini per aiutarli a dormire sempre di più e in autonomia durante il giorno anche. Però dormire è importante. Poi a seconda dell'età dormono quantità di ore diverse, vanno a dormire in momenti diversi, no? Non so se hai già sentito parlare delle finestre di veglia su Instagram, se ne parlo molto, anche nei post e via dicendo, però i bambini
a seconda dell'età vanno a fare il pisolino dopo un tot di ore di veglia, no? Allora, più sono. Infatti mi ricordo quando mia figlia era piccola, chiaramente come tutte le mamme, leggevo, parlavo anche con le mie amiche di Sì. queste finestre. Cioè, la cosa più difficile per me, a me sembrava anche abituarsi di mese in mese a routine, a finestre di veglia diverse. Cioè, all'inizio sono cortissime, nel senso hai solo il tempo di magari, che ne so, allattare, cambiare il Sì. pannolino, Sì. fargli Ed è vedere il già svenuta. giocattolo e poi bah, Finita. finestra di veglia è già. No. No, svenuta nel caso di mia figlia no, cioè perché ha sempre fatto fatica, no? E anche io. Però capisci, ero già lì, avevo questa sensazione di, oh mio Dio, è già tardi, deve addormentarsi perché sennò poi sarà stanca, come sarà? E la cosa più difficile però è che questa cosa cambiava ogni 2 o 3 mesi, no? Eh E sì. dici, ma come? No, aspetta, aspetta, aspetta un attimo, fino a venerdì scorso era così, adesso è diverso, fatemi Certo. capire. Infatti poi loro cambiano alla velocità della luce, però se no, una mamma si prende nota di quelle che possono essere le finestre di veglia nel tempo, no? Come sono a quando è nato e poi cambiano, non so, a 3-4 mesi, a 5-6, dai 7 ai 13, dai 14 in avanti. Allora tu sai quali sono indicativamente quelle finestre di veglia e contemporaneamente, ovviamente sono dei range, non è che tu devi mettere il bambino a dormire se la finestra di veglia ti dice 3 ore, 3 ore e mezza, non è che lo devi mettere alle 3 ore, pum, come un orologio svizzero vai a mettere a dormire il bambino. Sì, ti dà un'idea che potrebbe essere quello il momento in cui metterlo a fare il pisolino, ma contemporaneamente tu devi sempre osservare anche i segnali di sonno che ti dà tuo figlio e mettere insieme queste due informazioni. Quindi guardi, diciamo, si sta concludendo la finestra di veglia, stanno finendo le 3 ore. Poi dice, ah, ecco, tra un po' dovrebbe andare a fare la nanna. Fammi un po' vedere se mi dà qualche segnale di sonno, di stanchezza. E già comincia a stropicciarsi, vedo che è un po' lagnoso, distoglie lo sguardo. Allora metto insieme i due aspetti e dico, ok, è ora di andare a fare il pisolino. Ogni giorno potrà essere un po' diverso, non è che vanno. Poi ci sono bambini che sono pam, proprio puntualissimi e altri che a seconda della giornata che hanno vissuto vanno a dormire nella parte più corta oppure nella parte più lunga della finestra di veglia, però è un mix di cose, ecco, anche ovviamente sempre osservare il proprio figlio, anche perché le finestre sono indicative, ma poi i bambini sono ciascuno diverso, no, dagli altri, quindi ci sono bambini che reggono di più e altri che si stancano di più prima, insomma, quindi devo essere morbida e flessibile ogni volta. Però le devi conoscere, secondo me è importante saperle, Certo. conoscere quali sono, insomma, così uno si organizza, ecco. Tra l'altro mi hai detto che i pisolini giustamente sono molto importanti e mi hai anche spiegato quello che succede se capita di saltarli. Questo collegamento tra il sonno notturno e il sonno diurno, i pisolini in pratica, è molto diretto in realtà, no? Cioè si Sì. influenzano a vicenda. Spiegami un attimo questa cosa. Allora, dicevamo, no, che i bambini devono dormire durante il giorno. Se dormono troppo, quindi tu sai più o meno di quante ore ha bisogno il bambino di, non lo so, di 7 mesi, ha bisogno tra i 7 e i 14 mesi, dovrebbe mediamente, ovviamente mediamente, dormire tra le 2 ore e mezza e le 3 ore. Alcuni ci arrivano, altri non ci arrivano, ok? Se dorme tanto meno delle 2 ore e mezza, facciamo il conto, o tanto di più, quindi va oltre abbondantemente, oltre le 3 ore, questo influenza poi la notte. Cioè, i bambini che dormono poco durante il giorno hanno tanti risvegli notturni e sono stanchi e quindi fanno molta fatica ad addormentarsi. Quindi hanno bisogno di tanto aiuto da parte di mamma e papà per potersi rilassare e cadere addormentati. Detto ciò, è possibile che dopo poco si risveglino, anche se sono stati aiutati e sono addormentati nei tempi necessari, però poi tendono a risvegliarsi. Quelli che dormono troppo non vanno mai a dormire all'ora ideale della nanna, che tra le 7 e le 8, e tendono a far molta fatica ad addormentarsi e poi anche durante la notte tendono a svegliarsi presto, durante quel risveglio delle 5 del mattino. Quindi è importante l'equilibrio tra le cose, no? Perché in questo modo, anche quando tu decidi che è arrivato il momento, vedi pronto il tuo bambino o ti senti pronta per accompagnarlo nell'acquisizione di una sua strategia di addormentamento, cioè
Ok, amore mio, fino adesso ti ho addormentato in braccio, dondolato al seno, è arrivato il momento di fare il passaggio successivo, no? Provare a vedere se riesci a trovare il tuo modo di addormentarti. Questa richiesta tu la puoi fare, questa proposta tu la puoi fare a tuo figlio solo se è nelle condizioni ideali per apprendere e mettersi lì a sperimentare, no? Mettersi nel lettino sveglio e scoprire che muovendosi, sbattendo i piedi, girando la testa, facendo dei versi. Poi si rilassa e si addormenta. Se è troppo stanco perché ha dormito poco, ha fatto dei pisolini brevi e tu non hai rispettato le finestre di veglia, non puoi chiedere a tuo figlio di fare questa cosa perché è così stanco, così nervoso, così tanto cortisolo che ha bisogno proprio del tuo aiuto per potersi addormentare. Non ce la fa da solo e piangerà un sacco. Quindi, siccome nessuno di noi vuole che i bambini piangano in questi momenti, ma che siano il più sereni possibile. Allora, noi dobbiamo cercare di aiutarli a dormire meglio che si può fare durante il giorno. Se lo fanno da soli, ok. Se hanno bisogno di aiuto, glielo diamo. Sia nella modalità di addormentamento, ma proprio nella preparazione anche del pisolino. Perché se tu vuoi che il tuo bambino dorma meglio durante un pisolino, innanzitutto, se ha dai 4 mesi in avanti, dorme al buio durante il giorno, ok? Cioè, è importante proprio l'ambiente del sonno, quindi il buio totale. La macchina del suono e boh, la temperatura, certo, e poi rispettare le finestre di suo lettino e via dicendo, e rispettare le finestre di veglia. Ok? Allora, quella situazione lì rende la nanna diurna un po' più semplice, okay, per il bambino, perché poi tanto decide lui quanto dormire. Però io lo metto nelle condizioni di dormire il meglio possibile. Poi, se ha bisogno di essere dondolato, allattato, ok, sono qua apposta, sono tua mamma, ti aiuto in questa cosa qui. Fino a quando non siamo pronti per fare un passaggio successivo. Però intanto devo lavorare sull'ambiente, sulle finestre di veglia e sulla routine. Ecco, una cosa veramente, veramente importante che io dico sempre ai genitori, per ogni nanna, ma parliamo dei pisolini, prima di ogni pisolino, che siano quattro, che siano due o che sia uno, ogni pisolino deve essere sempre preceduto da una routine chiara, prevedibile, perché quella rassicura il bambino e gli dice: tesoro, è ora di andare a fare la nanna. Lui vede, ti dico, i bambini, i genitori mi dicono che a un certo punto o i bambini si buttano all'indietro quando hanno capito, no? Hanno imparato la routine, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale a se stessa. Si buttano all'indietro per dire ok, sono pronto. Oppure indicano la culla, capito? Con la mano, il lettino, quando la mamma tira giù la tapparella, il bambino dice ok, nanna. La fanno loro e quella routine lì li aiuta a dormire meglio. Perché li rende più sereni e soprattutto la routine prepara il corpo al pisolino, cioè non solo la mente e il cuore, ma anche diventa come dire, uno stimolo, no? Tipo stimolo-risposta, uno stimolo che dice al corpo che sei pronto per fare è ora di fare la nanna e diventa un orologio biologico poi, no? Tendono ad andare a dormire più o meno sempre alla stessa ora. Quindi è molto importante. Ma tra l'altro la stessa cosa vale per gli adulti, cioè io Ah, prima di beh, andare a certo. dormire ho tutta una mia routine, cioè vado in bagno, Esatto, mi metto il sì, pigiama, devo certo. leggere almeno 2 o 3 pagine di libro, anche se è già mezzanotte e mio marito dice dai, spegni la luce, non la leggo con la luce, però comunque No, voglio spegni il dire, device, leggere. no? Spegni il Kindle e io invece ho bisogno di leggere perché sennò psicologicamente non riesco a dormire, capito? Quindi, Eh già, figurati, ho 33 assolutamente. anni e un bambino a maggior ragione, vorrei dire. Ma Olga, una Eh sì. domanda mi sorge spontanea. Questo quindi significa che un genitore non può addormentare suo figlio, cioè deve stare sempre in casa? Cioè, la domanda è quella, cioè io non posso andare da qualche altra parte, non posso fargli fare il pisolino nel passeggino, non posso, che ne so, noi andavamo spesso a trovare i miei suoceri, quindi cambiava proprio l'ambiente, no? Come si fa in quei casi? Allora, dipende da che cosa sta succedendo, nel senso che quando tu stai lavorando sul sonno, sei impegnato nell'aiutare il tuo bambino a dormire il più possibile durante la notte, i pisolini, per quel che mi riguarda, il concetto è basta che li facciano. Dove? Non importa. Dorme meglio in passeggino dondolato al parco? Ok, passeggino sia. Vuole stare nel marsupio? Marsupio sia, ok? Fino a quando io non ho una notte consolidata. A quel punto invece io so che fanno meno fatica, ad esempio il power nap per i bambini che fanno ancora il power nap fino ai 6 mesi, insomma 6-7 mesi, poi dipende da bambino a bambino. Il power nap fuori, al pomeriggio, con la luce è utile al bambino perché fa proprio bene farlo fuori, perché ad esempio la luce del pomeriggio aiuta a trasformare la serotonina in melatonina. Quindi
rende più semplice poi la fase di addormentamento. Quando però impari una nuova routine, per loro è più semplice dormire più o meno se, il più possibile. Cioè, vige un po' la regola dell'80-20. L'80% delle volte ti faccio dormire nelle condizioni ideali, cioè nel tuo lettino, nella tua stanza, con sempre lo solito ambiente, perché è proprio una routine, no? E loro dormono meglio così, fanno meno fatica. Però poi ci sono le visite dai nonni, c'è il brunch con gli amici, c'è il weekend fuori. Ok, tranquille, quel giorno lì lo farai nel passeggino, non è un problema, no? Cioè, non bisogna essere, il sonno non deve essere una gabbia. Devo sempre stare a casa perché se no, ci sono bambini che non dormono in giro. Ti dico, i miei figli, nessuno dei due ha mai dormito in passeggino. Quindi io se volevo che loro facessero il pisolino, ero organizzata perché dormissero a casa, perché fuori erano continuamente distratti, dormivano male, poi avevo delle piccole iene tra le mani. Altri bambini invece fuori dormono 2 ore in passeggino. Fantastico! Se dorme 2 ore in passeggino e sta bene, che dorma in passeggino. Se però vedi che il sonno sul passeggino e fuori non funziona tanto, allora devi provare a farlo dormire a casa, perché in effetti c'è il buio, c'è la macchina del suono, ci sono delle condizioni che rendono più semplice per lui cadere addormentato e dormire un po' più a lungo, capito? Quindi è molto variabile questa cosa, non c'è una regola che vada bene per tutti, bisogna un po' capire che tipo di bambino sei, che vita fai, che cosa devono fare i genitori e incastrare tutto per soddisfare i bisogni di tutti quanti, Certo, ho no? capito. Perché se tu guardi solo a una teoria, bisogna fare così, è imbrigliante, non può funzionare questa cosa. Io vedo che le stesse cose, che sono sempre le stesse cose, sono declinate in mille modi diversi a seconda delle persone che ho davanti. Però l'importante è che questi bambini poi alla fine dormano il più possibile, in modo tale che poi la notte possa essere riposante veramente per tutti quanti. Assolutamente. Deve essere sempre la stessa persona a fargli fare pisolino? Quindi ritorniamo al discorso, al nostro primo podcast sui papà, in pratica, no? Ah, ok, vuoi che ti dica che devono Ti essere prego, No, dimmelo! certo, sì. No, non deve sempre essere la stessa persona. Deve sempre, quando metti a dormire un bambino, deve essere una persona che trasmetta calma al bambino, tranquillità e benessere, perché non ci deve essere, no? Perché lui possa separarsi con facilità. Quindi tu vedi che quando i bambini vanno al nido, mica ci sono i genitori che li mettono a dormire, al nido si abituano con le educatrici che hanno i loro ritmi, le loro routine, le loro modalità. Quando sono a casa, se c'è la mamma o la babysitter, basta proporre più o meno sempre la stessa routine e avere un atteggiamento rassicurante, perché se ti viene l'ansia, oddio, dormirà, non dormirà, e se non dorme cosa succede? Deve assolutamente dormire. Stai certa che tuo figlio non dorme perché si riflette, no? Grazie ai neuroni a specchio, si riflette in una mamma agitata e l'agitazione della mamma diventa la sua di agitazione e quindi non si abbandona. Quindi, a prescindere, no? A volte, quando tu insegni, accompagni un bambino a trovare la sua strategia di addormentamento, il fatto che ci vada la mamma, ad esempio, che l'ha sempre addormentato al seno, faccio un esempio, può essere creare una situazione ma difficile perché il bambino è abituato che dalla mamma si aspetta il seno. Ok? È abituato a una dinamica, quando tu arrivi, stimolo risposta, quando la mamma arriva, mi dà la tetta e io dormo e sono abituato in questo circolo. Allora, se io devo fare un passaggio, forse la mamma non è la persona ideale, ma non perché sia una cattiva mamma, ma è meglio se ci va il papà o ci va qualcun altro perché non attiva quella dinamica e quindi il bambino è meno in difficoltà. Magari lo è sempre un po' in difficoltà, però dobbiamo fare in modo che faccia meno fatica possibile. Chi è la persona in questo momento che rende questo passaggio più il sereno possibile? Ok, quella persona sia. Ok? Quindi non c'è la mamma, non è che gira sempre tutto intorno alla mamma, e non è neanche giusto che la mamma abbia sempre la responsabilità Certo. dell'addormentamento, no? Perché poi quando i bambini piangono, papà vuole te. No, aspetta un attimo, prova anche tu con calma a trovare la tua modalità per rilassare il bambino. Però ti devo dire che almeno nel mio lavoro io trovo quasi sempre al 99,9% papà molto collaborativi e disponibili con voglia di fare la loro parte, ecco. Certo, sì, anche perché sai quella domanda classica, vabbè, ma se tu allatti io cosa posso fare? Sai quante Vabbè, cose puoi sai quante fare? cose puoi fare? Voglia! Cioè... Basta, ti faccio l'elenco, non c'è problema. Tra un pisolino e l'altro ti faccio l'elenco. ma ingegnati anche tu, cioè senza che io ti debba fare l'elenco e dirti cosa devi fare,
Guarda, Assolutamente. tantissime, Fai... cioè, se passi una sola giornata con un bambino piccolo te ne rendi conto, cioè non ci vuole la laurea, no? Assolutamente, certo, assolutamente. Ok, quindi tu dici si può delegare anche questa parte qua, se si vuole, il bambino di solito. Io mi ricordo, sai, che mi ricordo quelle Certo. giornate in cui magari avevo un articolo da scrivere, una cosa urgente da fare, proprio per la legge della sfiga o per quel discorso lì che io avevo queste aspettative alte che mi dicevi tu. Lei non dormiva, quando non c'avevo un tubo da fare, che proprio non mi interessava se dormiva o no per un'ora o due o tre, oh, dormiva come veramente, cioè era via, stava zoppa. Secondo te qual era la leva lì? Cos'è che faceva la differenza tra una situazione e l'altra? No, ma io ci credo questa cosa delle aspettative che tu dici Ma come della calma, della cioè calma, e proprio non è giusto mollo. però, se io devo farmi le mie cose come faccio? Tu devi dormire quando io ho bisogno che tu dorma, non al Vabbè, ma contrario. se sei da sola, come nel mio caso, cioè nel senso, quell'articolo Certo, veniva assolutamente. scritto solo se lei dormiva per un tot di tempo, quindi un minimo un'ora, capisci che anche sai, la frustrazione si alza, no? Perché tu hai già fatto tutto, ti sei già fatta il tuo Oh, piano, per quanto certo. uno dica, vabbè, cosa vuoi che sia un articolo? Ma per me era importante, perché magari erano 9 mesi che non faceva altro che far la mamma, e per me quell'articolo lì era importante, e quindi ero nervosa. Sì, ci sta che sono nervosa, ma se tu non hai né una nonna, né una zia, nessun altro, non hai una babysitter, una tata, né un papà che magari è al lavoro, nel Già. mio caso era così, a cui dire: senti, io ho bisogno di scrivere Certo, questo articolo, te ne certo. occupi tu, capisci che quel nervosismo non è che lo potevo spegnere così, non era possibile, cioè era una situazione senza uscita, non so se capisci quello che A intendo. voglia, però ecco, in quel momento lì è importante rendersene conto e non spingere sul pedale a tutti i costi, no? Perché tu dici no, ok, devi dormire, lo prendo in braccio e vabbè, ti dondolo finché non dormi, ma è il modo in cui tu la dondoli che fa la differenza in quel momento lì, nell'alto contatto, e quindi spesso non funziona neanche quella cosa. Quindi forse bisogna fermarsi, fare un respiro e dire ok, mi calmo e rimando di quanto? Un quarto d'ora, mezz'ora, provo a vedere se mi rilasso, perché tanto cercare a tutti i costi incaponirsi, però certo, la nostra difficoltà è perché, no, come dicevamo prima, è il fatto di essere da sole, dover fare 10 miliardi di cose, tutte incastrate una con l'altra, soprattutto poi se hai più figli, perché finché hai un solo figlio e magari sei ancora in maternità e puoi dedicarti a quello, magari puoi rimandarle le cose un pochino. Ma se tu hai il figlio da andare a prendere all'asilo, portarlo ad acquaticità o hai altre, no, da gestire, più cose, diventa complicato, no? Devi fare il pisolino adesso, devi mangiare adesso, perché poi devo andare a prendere l'altro che esce all'asilo e io ho fretta e diventa difficile. Non è, e allora poi ti direi non dorme tanto. Forse uno dei motivi per cui non dormi tanto è questo. Come posso risolvere questo guaio in qualche modo? Non posso. Ok, allora abbasso anche le aspettative sul pisolino, cioè non è che siamo, no, se non riusciamo ad uscire da una situazione perché non abbiamo la possibilità per vari motivi di avere un aiuto e siamo nervose, allora però abbassiamo anche le aspettative rispetto al pisolino. Cerco di fare il meglio che posso, ok? La metto così. Io faccio il possibile. Poi se vorrà dire che farai un pisolino in più se non hai dormito abbastanza, cosa ti devo dire? Anche se no, mediamente i bambini intorno a tra i 6 e i 7 mesi perdono il terzo pisolino, poi no, ne fanno solo più due e via dicendo. Mettiamo che per vari motivi, tipo la situazione che tu mi hai descritto adesso, ha dormito poco, non è riuscita a riposarsi come doveva, sì, di solito fa due riposini, però oggi il sonno è andato così male che vorrà dire che gliene aggiungerò un altro, perché è importante che dorma, pazienza, sposterò più avanti, devo cercare di tenere... Perché cerchiamo di essere un po' troppo perfezioniste su queste cose. Quindi la teoria è una cornice di riferimento dentro cui dobbiamo adattarci in funzione della vita che facciamo, perché una mamma che come te, che lavora, fa miliardi di cose, è diversa da una mamma che magari in quel momento è solo in maternità e può permettersi cose diverse. Quindi la stessa identica cosa sulle finestre di veglia, su,
funziona in maniera diversa, perché si parte da situazioni diverse, quindi confrontarsi. Sì, ma non solo circostanze, ma anche Certo. bisogni, cioè nel senso io mi sentivo, io avevo bisogno di questa valvola diversa dalla maternità, dalla quotidianità. Invece mia cognata, per esempio, al contrario, non voleva neanche sentir parlare di studio, di Certo. lavoro, lei voleva fare solo quello e non faceva neanche entrare nel suo spazio, né la suocera che tra l'altro vive proprio, né sua madre che vive nel palazzo, cioè proprio Sì. vicino, no? Quindi, né marito, cioè voleva proprio avere quello spazio per sé. Io invece, al contrario, non vedevo l'ora di avere mia suocera a casa, Certo. così potevo chiudermi in camera e Sì. scrivere il mio articolo, quello che dovevo fare, Assolutamente. E no, capito? non è che Cioè. sia una cosa sbagliata questo, ognuno è fatto diverso, ognuno ha i suoi bisogni. Invece, spesso, no, devono dormire, io devo stare lì perché così si dice che si deve fare. No. Tu cosa ti senti di fare? Di che cosa hai bisogno? È un incastro tra bisogni, tra piccoli. Io so quali sono i bisogni dei bambini, cerco di andargli, di mio figlio, cerco di andargli incontro il più possibile. Nel momento in cui sento che però, no, mi sto frustrando all'ennesima potenza, sono arrabbiata, sono stressata, mi fermo e metto in conto anche i miei di bisogni, perché se no tutta la fatica che io sto facendo non funziona comunque. Okay? Non serve immolarsi per i figli se hai degli altri bisogni. Non è che li lasciassi, non stiamo parlando di lasciare a se stessi e dire vabbè, mo, prova a dormire, io adesso devo fare altro. Questo è ovvio che non è il nostro discorso. Però è di nuovo un equilibrio tra mamma e bambino. Perché spesso le mamme si sentono investite, no? Si sentono sbagliate se non fanno tutto perfetto, se non sono sempre lì, se non sentono sempre, non so, non sono sempre in linea con i bisogni del bambino. Siamo fatte, ognuna è fatta a modo suo. No, anche io, per me, ad esempio, l'alto contatto non è mai stata una cosa che mi ha sconfiferata, che mi piaceva, no? E i tuoi figli invece, perché spesso vanno anche, nel senso, il figlio dice sì e la madre o il padre dice per me è Per me era troppo, i tuoi troppo, figli no? invece? Anche stare tanto tanto nell'abbraccio è una cosa che non mi appartiene, ok? Ma ci sono persone che Certo. invece, bambino sempre addosso, ognuno è fatto a modo suo, eppure i miei figli, se io riconoscendo questo mio, no, non so se è limite o comunque bisogno, io sono fatta così, cerco di darti il meglio di me stessa, dando soddisfazione comunque ai tuoi bisogni in un altro modo, no? Quindi è un po' importante anche leggersi dentro, non sentirsi sbagliate se non sei uguale a tutte le altre mamme, no? Alto contatto sempre e comunque, alto contatto nella misura in cui anch'io mi sento di darti l'alto contatto, se no quando sei, lo faccio solo per te. Te ne accorgi e piangi lo stesso e mi sento doppiamente sbagliata perché mi sto pure forzando a fare una cosa che non funziona. E come mai così? Capisci? Quindi bisogna sempre ascoltarsi anche. E questo non Certo. significa allora me ne frego, mi faccio i fatti miei, no? Adesso non andiamo dall'altra parte perché Assolutamente, sì. comunque non stiamo parlando con mamme che sono No, tutte non è più mamme. un'immaginazione, perché Non sinceramente nel ce n'è. mio pubblico di mamme che dicono vabbè, allora chiudo la porta e me ne vado a farmi un Noi aperitivo ci da sola, rivolgiamo a mamme che sono tutte quindi. interessate a dare il meglio ai loro figli, ok? Però senza per questo Sì, sentirsi sbagliate infatti. se il meglio non corrisponde a quello che c'è scritto sui libri. È importante questo. Esatto, oppure quell'idea che Sì, magari ti sei fatta certo. anche prima, perché in gravidanza dicevi, ah, questo bambino lo terrò sempre con me, tra me e mio marito saremmo sempre lì, ciu, 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 e poi invece ti senti stanca, ti senti sopraffatta, vorresti veramente del spazio tuo, ma anche proprio di pelle, non vuoi essere toccata da qualcuno Certo. continuamente. Io direi che qua bisogna tenere conto proprio del tipo di persona che Esatto. siamo, perché difficilmente se io già nella coppia prima o nei miei rapporti con i miei genitori non sono una che si accoccola per ore con i miei cari e non è una cosa che mi fa sentire a mio agio, difficilmente poi nella maternità cambieremo Esatto. radicalmente, Magari no? un po' sì. Però poi magari all'inizio sì, poi dopo torniamo gradualmente, man mano che aumenta la separazione, a essere, no, a ritirare fuori quegli aspetti di noi. Quindi allo stesso modo sui pisolini ci Assolutamente. sono mamme che io sempre, i miei figli hanno sempre dormito nel pisolino nel loro lettino, non hanno mai dormito addosso, ma un po' mi è andata di fortuna. Ma io gliel'ho sempre proposto così perché, come ti dico, l'altra modalità non mi apparteneva, cioè non perché volessi che, ma non mi apparteneva, ok? Però ci sono invece mamme che preferiscono fare dormire il bambino addosso o essere loro ad addormentarlo fino alla fine. Va bene così, ok? Finché va bene a loro,
Va bene così. Ci sarà poi un momento in cui i bambini però possono fare il pisolino anche nel lettino, addormentandosi da soli. Ognuno deve seguire un po' il suo ritmo. Quando non ci sta più tanto dentro in quella situazione, allora si ferma e sappi che tuo figlio può dormire anche da solo nel lettino comunque. Ecco, c'è questa possibilità. Ci arriverà, ognuno ci arriverà nel pisolino alla sera quando è pronto a farlo. E poi lì ci sono delle strategie, ci sono delle cose che si possono fare con tutta la gradualità necessaria in base anche un po' al temperamento del piccolo, perché ognuno poi fatto a modo suo, ci sono bambini che resistono di più, altri che invece dandogli alcuni punti di riferimento, vai, vanno e dormono subito. Lì bisogna provare, insomma. Devi fare i conti anche con quello, assolutamente. Parlando anche dei bambini, io quando tu hai detto verso i 3-4 anni, i bambini più grandicelli iniziano a lasciare, a non fare più il pisolino, giusto? Ecco, mia figlia, secondo me è un caso, adesso ve lo racconto perché sono curioso. Verso, sì, forse l'estate di suoi tra 3-4 anni, non voleva più farlo. Ok, lei comunque dorme di notte fino a 12 ore, va a dormire alle 8 e si sveglia alle 7, quindi, cioè, come dire, era riposata, non è un problema, quindi l'abbiamo lasciata Sì. fare. Ultimamente ho scoperto però che all'asilo c'è la sua migliore amica che ha 5 anni, mia figlia ha quasi 5 anni, però la sua migliore amica che ha 5 anni che continua a dormire, cioè lei ha sempre dormito tutto questo periodo fino ad ora. E visto che la sua amica va a dormire, mia figlia ogni tanto, più o meno 2 volte a settimana, va con lei. E io non ero proprio a conoscenza di questa cosa, mi ha fatto troppo ridere perché E quindi fa il pisolino anche lei, anche se prima non lo sì, faceva più. Cioè, va lì con l'amichetta, si sdraiano e dormono insieme, capito? ma A anche poi quello 5 anni. che succede all'asilo, no? Aiuta molto. Spesso i bambini dormono, fanno i pisolini al nido, li fanno al nido. Adesso io vedo soprattutto bambini che vanno, no, al nido. Comunque, quando vanno al nido, i bambini in moltissime circostanze dormono. Perché ci sono gli altri bambini che dormono, hanno tutta una routine con gli altri bambini, si mettono lì uno vicino all'altro e a casa invece ciao, proprio i genitori combattono. Quindi vedi, si influenzano molto, si imitano, si copiano e si sentono, oh, diventa è naturale, perché lo fa lui, lo faccio anch'io, vado a fare la nanna. Quindi ci sta che emigra, poi a un Esatto. certo punto, vedendo gli altri, ma sì, dai, mi accorcolo anch'io e poi in realtà un po' stanco lo è, poi magari non dormirà 3 ore, 2 ore, però mezz'oretta, 40 minuti se li fa, no? Si fa un'iniezione di sonno e poi Sì. dopo è pronta per continuare il pomeriggio, Sì, poi io ero ecco. convinta che mi prendesse in giro, no? Perché lei me lo diceva, ah, oggi ho dormito, dico, ma smettila, Ah, no? io ti Perché ho un conosco. anno così qua. Poi le maestre me l'ha confermato, ho detto, non ci posso Poi credere, che comunque ti devo dire che dai risate. 18 mesi in avanti, mediamente i bambini possono decidere di non dormire più, capiscono che possono decidere di non dormire, no? E siccome lì si mette in atto tutta un'altra fase della crescita, no? Dove l'importanza di affermare se stessi, l'autonomia, l'indipendenza e via dicendo, combattono su quella cosa lì, perché in realtà stanno portando avanti altri processi di crescita, no? Proprio della separazione, del far accadere, dell'essere artefici del proprio destino, tra virgolette, e quindi decidono di non dormire più. A quel punto lì tu osservi, no? Vedi se, come hai fatto tu, dici, vabbè, alla fine della storia poteva anche saltarlo il pisolino perché era comunque riposata, dormiva bene di notte, di giorno era sveglio, cioè era di buon umore, tutto metti insieme una serie di pezzi, dici, ok, bastano, basta così. Però poi, ecco, se invece dovessi accorgerti che, adesso non parlo di Emilia che è grande ovviamente, ma per i bambini più piccini, che comunque saltare quel pisolino lo porta ad arrivare molto nervoso alla sera, si inciampa continuamente, non mangia più, allora dici, ok, tu puoi anche decidere che non lo vuoi fare perché stai facendo tutto il tuo percorso di crescita, però io sono tua mamma e ti aiuto comunque a farlo ancora, a dormire quantomeno un pochino per ricaricare le energie. Quindi, no, poi siamo anche un po', adesso, più sono grandi e più decidono, ma più sono più piccini. Intorno ai 12 mesi molti bambini sembrano non volerlo più fare il pisolino, ok? Combattono proprio l'ora del pisolino e le mamme ti dicono no, non vuole più dormire. A 12 mesi però hanno ancora bisogno del pisolino diurno, perché lì stanno molti bambini imparano a muoversi, si tirano su, camminano, cominciano ad arrampicarsi, no? Tirandosi su sui Ma mobili. 12 mesi non è quando si passa da due pisolini a uno? Cioè più o meno il periodo? Di solito è tra i 14 e i 15, ecco appunto, in 12 mesi sembra, in molti bambini ti danno quel messaggio. In realtà quella è una regressione del sonno che si realizza proprio sui pisolini, perché loro imparando così tante cose, facendo così tanto movimento, un po' come se facessero una ginnastica
estrema, no? E quindi il loro corpo si stanca molto. Quindi è importante per loro farlo ancora il pisolino. Magari essendo in regressione, in una regressione del sonno fanno fatica, ma tu la routine del pisolino gliela mantieni, no? In modo tale che usciti dalla regressione loro ricomincino a fare il loro pisolino. Tanto poi comunque tra i 14 e i 15 mesi mediamente ne fanno solo più uno. Ti devo dire che quando vanno all'asilo, se stanno a casa è una cosa, se vanno all'asilo è un'altra, perché al nido i bambini di 12 mesi, nella mia esperienza, sono pochissimissimissimi i bambini che al nido fanno ancora la nanna al mattino a 12 mesi, mentre se stanno a casa è più probabile che la facciano, ok? Questo perché al nido non, ci mettono molto più tempo a fare la nanna, le educatrici non riescono a seguirle, poi vai, c'è tanto divertimento, rumore attorno che i bambini dormono di più al pomeriggio, però in realtà ne avrebbero ancora un po' bisogno. A quel punto lì, se vanno al nido, vorrà dire che probabilmente il pisolino del pomeriggio sarà un po' più lungo rispetto a quelli che lo fanno a casa, che hanno dormito anche al mattino. E se invece vanno al nido, starò attenta, chiederò alle educatrici quanto è durato sto pisolino per capire a che ora poi per non andare troppo lunga poi alla sera, no? Non esagerare. Piuttosto se ha dormito poco all'asilo, vorrà dire che lo metterò a dormire rispettando la parte più corta della mia finestra di veglia, quella pre-nanna, ecco, perché non, magari 4 ore non ce la fa o 5-6 ore non ce la fa stare sveglio e Io mi quindi. ricordo quando mia figlia ha smesso di dormire, perché prima l'hai detto, hai accennato questa cosa, ha smesso di dormire di giorno, ha passato più o meno 6 mesi in cui il pomeriggio era stanchissima, di pessimo umore, Già. e appena la andavo a prendere all'asilo, lei iniziava a urlare, cioè mi vedeva e si buttava per terra, iniziava con le urla, Si cioè non lasciava sapevo più cosa fare. andare, Sì, esatto, ma non sapevo più cosa fare con lei, perché appena, poi magari se la portavo al parco giochi con gli amichetti, ancora, appena arrivavamo a casa, mamma mia, volevo strapparmi i capelli. Quindi io ho cercato anche di comunicare con le maestre, con le educatrici, e loro continuavano a dirmi ma non vuole, ma non riesco. Io dicevo ma come, io nel weekend ci riesco benissimo, quando è a casa con me e con mio marito noi i pisolini glielo facciamo fare. Parlo di quando avevo 3 anni, 3 e mezzo, così, e all'asilo non ci è riuscito. Ho detto dovete insistere perché io appena la prendo lei è stanchissima e comunque non sta bene. Già, Quindi già, mi certo, non ricordo sta che quella bene. comunicazione lì in particolare non è stata facilissima perché loro non volevano insistere. Lei diceva in quel periodo lì avevo un'altra amica che non dormiva più, quindi secondo me anche questa peer pressure, no? Questa cosa degli amichetti ha influito. Non è sempre facile. Io mi ricordo che nel weekend dormiva benissimo, anche fino a 2 ore, all'asilo no. Già, lo so. Infatti tu cerchi comunque, quando poi vogliono, cercano di saltare quel pisolino lì, quantomeno, adesso mi ricordo quando i miei figli andavano alla scuola materna, quindi più o meno alla stessa età di Eviglia, boh, ti vai comunque a sdraiare sulla brandina, stai sveglio, stai lì, passi quei 40, però almeno riposi il corpo, stacchi un po' il cervello, non continui a fare attività, gioco, disegno, lettura di libri e cose varie, cioè. Riposiamo il corpo, poi ovviamente non ti obbligo a dormire perché non si può, non va bene, non funziona, però ti riposi, stai lì e riposiamoci, quindi ti riposi. Quindi a casa, quando succede questo, piuttosto andiamo, manteniamo quell'abitudine a fare il pisolino, ci mettiamo nel letto vicini, poi se ti addormenti bene, se non ti addormenti stiamo qua mezz'oretta, rilassi i tuoi muscoli, rilassi la tua mente e poi alla fine ci alziamo, andiamo a giocare, però io glielo riproporrei sempre fino a quando proprio vedo che niente, non è più un momento di fare quel pisolino lì, no? Allora quando ci sono le varie transizioni tra i pisolini e diminuisci il numero dei pisolini che il bambino fa, hai dei segnali, no? Che ti dicono boh, è ora di mollare questo pisolino, che sono, non lo so, tipo che fa fatica ad addormentarsi la sera, puoi rimanere addormentato, oppure che il pisolino, soprattutto il terzo, quando fanno il power nap, interferisce con l'ora della nanna. Quindi tu gli fai fare il pisolino e poi non riesci più a metterlo a dormire fino alle 10 di sera, o fa molta fatica ad addormentarsi, no? Oppure combatte contro questo pisolino, tu cerchi in tutti i modi di farglielo fare. A un certo punto ti fermi e dici: aspetta, forse non lo vuole più fare, no? Cioè metti insieme questi pezzi e quindi cominci a togliere quel pisolino lì.
facendo poi una serie di attenzioni varie, no? Perché quando tu togli un pisolino, probabilmente va a dormire un po' prima alla sera. Quando tu togli un pisolino, cominci ad allungare le finestre di veglia tra un pisolino e l'altro. Però, insomma, i segnali i bambini te li danno, ecco, no? Quando proprio non. Però quello dei 12 mesi al mattino, soprattutto quello del mattino, tendenzialmente ha a che fare con la regressione, perché invece di quel pisolino ne hanno ancora bisogno, no? Mentre magari salti il power nap quando hanno sui 7 mesi e poi mantieni solo più due pisolini fino ai 15 mesi, poi a 14, non so, chi 13, chi 14, chi 15, Natalia, ognuno un po' diverso dagli altri, però in quel periodo della vita lì spesso mollano il primo pisolino, allungano la finestra di veglia tra il risveglio mattutino e il pisolino pomeridiano e dormono solo una volta uno stretch di sonno più lungo, no? Quindi non fanno più pisolini brevi, ma fanno un pisolino Sì. da 1 ora, per dire. Però appunto questo va in molto dell'osservazione di che cosa ti dice tuo figlio. Quando per 5 giorni su 7 è una battaglia costante col pisolino, ti fermi e dici, aspetta, forse non vuole più fare, proviamo, vediamo cosa succede. E lavori su questo, insomma. E scoprirai se in effetti era veramente così o devi tornare al Sì. pisolino che hai abbandonato, ecco. Però sono complicati, insomma, questi pisolini, accidenti, Esattamente. tanto. Eh sì, è tanto lavoro, è tanta anche pressione, tanta, tante informazioni da imparare in poco tempo, direi, Esatto, e che cambiano continuamente di mese in mese. Infatti, un messaggio che vorrei lasciare alle mamme che ci ascoltano è che comunque sì, di cercare di migliorare la routine, perché nel momento ci sembra, che non passerà mai, che oddio, mio figlio non dorme, ma di non crearsi troppe aspettative, cercare, lo so che è difficile, ma io non ci sono mai riuscita, ma di viverla con più tranquillità, perché io se mi avessi vista in quell'anno lì, più avanti, e di come mia figlia, anche solo a 2 anni, ha iniziato a dormire benissimo, cioè nel senso io sono 3 anni che del sonno, al sonno non ci penso neanche più, perché non è più un problema, perché mia figlia dorme 12 ore a notte, più di così che devo Certo. fare, capito? Cioè, se me l'avessero fatto vedere questa immagine, mi sarei tranquillizzata un po'. Ah, ma quindi non sarà sempre così. Ah, ma quindi non avrò questo stress addosso sempre del pisolino, del sonno, Finisce. del oh mio Dio, mio figlio non si riposa, non cresce bene, il cervello non si sviluppa, Certo. capito cosa Ma infatti intendo? devi prendere le cose senza stressarti troppo, no? Nel senso che cerchi di fare il meglio possibile. L'atteggiamento è di che cosa ha bisogno? Cerco di fare il possibile per andarle incontro o andargli incontro. E poi comunque sta a loro prenderlo, come si dice, questo pisolino, farlo. Non lo puoi far fare tu a tutti i costi. Tu fai tutta una serie di attenzioni, quelle che abbiamo detto, no? La routine, le finestre, il cibo, l'ambiente della nanna. Dopodiché, se dorme, se posso aiutarlo a finire il ciclo del sonno, ben venga, così ha fatto l'intero ciclo del sonno, altrimenti passeremo al prossimo pisolino e lo metterò a dormire un po' prima. Dormirà in un altro momento, però non posso tagliarmi le vene perché il mio figlio non dorme. Certo, devo fare le cose, faccio il possibile per aiutarlo. Dopodiché crescerà poco alla volta e si consolideranno sempre di più i pisolini e imparerà a farlo esattamente come hai sottolineato tu, imparerà sempre di più. Io lo accompagno in questo momento facendo il possibile e poi una parte la devono fare anche loro, eh? Non è che possiamo risolvere tutti i problemi ai nostri figli e vivere la vita al posto loro. Noi diamo gli strumenti perché loro poco alla volta prendano questi strumenti e facciano un pezzetto di crescita anche in autonomia. Perché così è un dato di fatto, non possiamo sostituirci, capisci? Quindi prima ce ne rendiamo conto e non ci sentiamo Certo. Wonder Woman, e meglio è, perché viviamo, come dici tu, molto più rilassate. A quel punto lì mettiamo in atto proprio quello schema di cui parlavi prima, no? Che mi rilasso e tra questo dorme. Ah, bastava questo? Ci doveva arrivare. Allora, ok, ho capito adesso. È un po' così, insomma. Sì, se fosse così facile. Comunque, ragazzi, vi abbraccio. So che questo argomento non è proprio facile. Mi ricordo che ci ho speso tanti, tanti nervi e so come vi sentite. Non voglio dire banalità, ma vi capisco e vi prometto che non sarà così per sempre.
Assolutamente, mi unisco a questa promessa. Bene, Olga. Allora, io vi ripeto tra l'altro che tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato Olga oggi, tra le regressioni, le finestre del sonno, i vari pisolini, sono descritti in maniera molto dettagliata nel nostro video corso, nella nostra guida completa per il sonno del bambino. E tra l'altro io moltissime cose ho imparato proprio da questa guida. Andate a vedere il sito che vi lascio in descrizione a questo podcast, a vedere anche le recensioni per capire se possa rispondere ai vostri bisogni. Io intanto chiedo la mia ultima domanda classica, Olga, dove ti possiamo Ah, trovare? ok. Allora io ho una pagina Instagram che è Olga Pasini, tutto Olga Pasini, facile facile, sono molto creativa nelle mie. Comunque, la pagina Instagram, poi ho un gruppo sul sonno dei bambini su Facebook che sta andando molto bene, ci sono un sacco di iscritte, quindi c'è la possibilità di confrontarsi con altre mamme lì. Cerco di intervenire anch'io, però non sempre è semplice rispondere ai post, quindi se c'è qualche mamma che scrive già, chiedo scusa se non sono sempre tempestiva. E poi ho un sito che si chiama Olga Pasin dove potete trovare delle guide gratuite proprio sul sonno e tutte le cose che possono esservi utili, insomma, articoli, via dicendo. Perfetto, grazie mille Olga, salutiamo chi ci ha ascoltato Grazie a te. oggi e metto anche le altre due puntate che abbiamo fatto insieme nella descrizione di questo podcast, così invece di passare solo un'ora con noi, ne passate tre. Poveraccio. Non ne a proposito di poca pressione, no? Invece informazioni, informazioni. No, va bene. Bene, ciao Olga, ciao Grazie, ragazze. grazie a te, Ciao. ciao, ciao a tutte. Wow, siete arrivate fin qui? Spero che questa puntata vi sia piaciuta e aspetto i vostri feedback. Potete scrivermi su Instagram o mandarmi un'email. Tutte le info sono nella descrizione. Non vedo l'ora di sentire cosa ne pensate. Ricordatevi di schiacciare il tasto Segui in modo da non perdervi le puntate future. A presto e grazie!